Canto 6. Quando i giocatori di dadi di Livorno, finito il gioco, si dividono, colui che ha perso rimane dispiaciuto e tristemente riprova da solo a gettare i dadi per vedere di imparare meglio. Invece, con il vincitore se ne vanno tutte quelle persone che avevano assistito al gioco e seguono il vincitore e fanno ressa davanti e dietro intorno a lui, pregandolo e raccomandandosi per avere un piccolo obolo, una piccola parte della sua vincita. Allora qualcuno cerca di farsi riconoscere da lui, perché in quel momento sembra importante dimostrare di essere amici e conosciuti dal vincitore. Il vincitore però non si ferma ed ascoltando questo e quello, porge qualche mancia e colui il quale riceve la mancia non lo incalza più. E così si libera dalla calca. Era così per me. In quella folla di anime che si accalcavano, rivolgendomi a loro di qua e di là, promettevo di ricordarli in terra e nello stesso tempo mi allontanavo da loro. Fra loro vi erano anche Benincasa da Laterina, detto l'Aretino, del territorio di Arezzo, famoso giurista ucciso e decapitato dalle feroci braccia di Ghino di Tacco di Siena. Inoltre vi era Guccio dei Tarlati da Pietramala, ghibellino che annegò nell'Arno dando la caccia ai nemici guelfi della famiglia dei Bostoli. Quindi vi era anche Federigo Novello che pregava intensamente con le mani protese, ed inoltre Gano, figlio di Marzocco, il quale dopo che gli fu ucciso il figlio Gano, pregò i parenti di non vendicarne la morte, dimostrando così grande forza d'animo e bontà. Vidi poi Conte Orso, ucciso da suo cugino per odio di famiglia, e vidi l'anima di Pier della Broccia divisa dal corpo per odio e per invidia, come diceva lui, senza aver commesso alcuna colpa. Per questo provveda a pentirsi la stessa Maria di Brabante, mentre è ancora in tempo, poiché è ancora in vita, espiando il suo peccato, in modo che non vada a finire nell'inferno fra i falsi accusatori. Come fui libero da tutte quelle anime che pregavano affinché altri pregassero per loro, per poter accelerare la loro purificazione, io iniziai a dire: Sembra, o mio Virgilio, tu che illumini il mio intelletto, che in qualche passo del tuo poema tu abbia affermato che la preghiera dei mortali non possa modificare in alcun modo il decreto divino. Ed egli a me: La mia affermazione è chiara e la speranza di costoro non è errata, se ben si considera con la mente sgombra da quelle tesi polemiche delle sette ereticali che negavano la validità dei suffragi sotto qualsiasi forma. Cioè devi considerare le cose con la mente sgombra da pregiudizi sulla inflessibilità di Dio, vengano essi dal mondo pagano o anche dalla Bibbia. L'altezza del giudizio di Dio non si piega comunque per il fatto che l'ardore della carità possa compiere o provocare in un solo istante quella espiazione che è dovuta dalle anime che dimorano provvisoriamente qui. È in quel passo dell'Eneide in cui affermai quella sentenza che tu dici, la colpa non poteva comunque essere espiata mediante preghiere dei vivi, soprattutto perché quelle preghiere, essendo di gente pagana e rivolte a divinità pagane, non si congiungevano a Dio e mancavano del dono della carità. Pur tuttavia non fermare la tua mente ad un dubbio così arduo, cercando di risolverlo soltanto con l'aiuto dell'intelletto umano, senza l'aiuto e la guida di quella creatura, che sarà per te la vera luce e che solo lei renderà definitivamente chiara la verità al tuo intelletto. Non so se mi spiego. Io mi riferisco a Beatrice. Tu la vedrai. E lei ti apparirà sulla cima di questo monte, ridente e felice. Signore, andiamo più in fretta perché non sento più la fatica. E vedi che ormai la parte del monte esposta ad oriente è già in ombra e si avvicina la sera. Noi oggi andremo avanti finché c'è la luce, ma le cose sono diverse da come tu credi.
ben più difficili di quanto tu non pensi. Prima di giungere lassù, dove troverai Beatrice, vedrai risorgere quel sole, che ora è coperto dalla parete del monte e che fa sì che il tuo corpo non proietti più la tua ombra, della quale si erano accorte quelle anime. Quindi l'ascesa durerà ancora del tempo e tu cerca di non avere fretta e di frenare i tuoi impulsi. Ma vedi là quell'anima che sola soletta guarda verso di noi fissamente. Ci indicherà la via più sicura. Arrivammo vicino a lei. Oh, anima lombarda, come stavi lì, fiera e piena di dignità, e come nei pacati movimenti apparivi importante e sobria. Ella non ci diceva nulla, ma lanciava sguardi silenziosi come un leone quando riposa immobile. Soltanto Virgilio si avvicinò a lei, pregandola di indicarci la via migliore per la salita. Ma quella non rispose alla domanda e ci rivolse invece a sua volta un'altra domanda, e cioè di dove fossimo e chi fossimo. E il dolce duca iniziava: Mantova! E l'anima, che prima era apparsa tutta chiusa in se stessa e nella sua solitudine, balzò verso Virgilio, dal punto in cui stava poc'anzi, dicendo: Oh, Mantovano! Io sono Sordello, anch'io della tua terra. E si abbracciarono l'un l'altro. Ai, serva Italia, luogo di dolore, nave senza comandante nel mare in tempesta, non più signora di province, ma postribolo. Quell'anima nobile fu così pronta al solo dolce suono del nome della sua terra a fare gran festa ad un suo concittadino, mentre invece i vivi sopra di te non stanno in pace e fanno guerre e si rodono fra di loro, persino quelli che abitano rinchiusi nella medesima città e sono legati dal medesimo vincolo. Considera, o luogo infelice, il territorio racchiuso entro le tue coste per quanto sono lunghe e vaste, e se puoi, dimmi se all'interno di esse c'è qualche regione che goda la pace. A cosa è giovato che Giustiniano abbia restaurato per te il freno delle leggi, se a te, o Italia, manca come ad un cavallo il cavaliere? Se almeno non ci fosse stato il freno della legge, allora forse la vergogna per l'anarchia delle città italiane ed il dramma morale e politico in un mondo in rovina sarebbe minore e forse più giustificato. Invece così non c'è alcuna scusa al tuo disordine ed alla tua corruzione. Ahi, gente di chiesa, se ben comprendeste ciò che Dio ha comandato, allora sì che sareste devoti a Dio e quindi lascereste che Cesare esercitasse il governo temporale. Guardate, o chierici, come questa bestia selvaggia è divenuta riottosa, e questo da quando voi, sostituendovi a Cesare, avete preteso di condurre per mano questa bestia, tenendola per la predella. Oh, imperatore Alberto d'Asburgo, tu che rinunci per ricostruire il regno di Germania ad esercitare l'autorità sulle terre d'Italia, abbandonandole all'usurpazione dei papi e dei tiranni comunali. Avresti dovuto invece guidare anche questo territorio, secondo il giudizio divino che ti voleva sovrano di tutto l'impero. Allora cada su di te la giusta punizione di Dio ed anche su tutta la tua stirpe, e sia tale punizione di straordinaria severità, mai prima usata, e sia chiara a tutti così che il tuo successore ne sia atterrito e si occupi dell'Italia come si deve. Infatti tu e tuo padre avete tollerato, trattenuti dalla brama smoderata di potere nelle terre di Germania, che l'Italia, giardino dell'impero, fosse devastata e desolata. Vieni a vedere, o uomo senza coscienza, cosa succede fra i ghibellini Montecchi ed i guelfi Capelletti, e fra i guelfi Monaldi ed i ghibellini Filippeschi. Mentre i Montecchi ed i Capelletti sono già stati abbattuti, i secondi, cioè i Monaldi ed i Filippeschi, sono in procinto di distruggersi tra di loro. Vieni, o uomo crudele,
Vieni a vedere le umiliazioni e le difficoltà dei tuoi feudatari e preoccupati dei loro intrighi. Allora vedrai Santa Fiora come tranquilla. Vieni a vedere la tua Roma che piange, vedova del suo imperatore, e sola, giorno e notte, chiama: Cesare mio, perché non mi proteggi? Vieni a vedere quanto qui si ama la gente. E se nessuna pietà di noi ti commuove, ti devi vergognare della tua fama e del tuo potere. E se mi è permesso dirlo, o grande Dio che fosti crocifisso in terra per noi, tu pensi forse ad altro? Oppure, o grande Dio, con questi mali di oggi, prepari nella insondabilità e profondità della tua mente provvidenziale un qualche bene assolutamente scisso dalla nostra modesta capacità di comprendere. Le nostre città italiane sono tutte piene di usurpatori illegittimi, ed ogni villano che si fa avanti partecipando alle lotte di partito diventa un marcello. E tu, Firenze mia, puoi proprio esser lieta di questa digressione che non ti sfiora, grazie al tuo popolo che si ingegna per il tuo bene. Altrove molti hanno il senso della giustizia nel loro cuore e, nonostante questo dono innato, sono molto cauti affinché la loro giustizia, come una freccia che esca lenta dall'arco, non scocchi pericolosamente, sconsideratamente, senza precisione o maturata riflessione. Ma questi agiscono così saggiamente poiché hanno la giustizia nel cuore. Invece il tuo popolo, o Firenze, la giustizia ce l'ha solamente sulle labbra, tanto è pronto nei suoi affrettati giudizi e sentenze. Molti rifiutano gli uffici pubblici, ma i fiorentini invece sono sempre pronti, per presunzione, a sopportare, anche senza essere chiamati a farlo, il peso delle cariche pubbliche, e gridano: «Accetto questo incarico!» Ma ora, cara Firenze, puoi essere finalmente contenta, perché ne hai ben motivo. Infatti ora tu sei diventata ricca, anche se con l'usura. Sei in pace con un governo moderato. I fatti mostrano chiaramente, se io dico la verità, Atene e Sparta che fecero le antiche costituzioni, l'una con Solone e l'altra con Licurgo, e furono così a lungo governate, fecero ben poca cosa per il pubblico bene civile in confronto a te, o Firenze. Infatti tu emani provvedimenti così sottili che i provvedimenti emanati in ottobre non riescono a valere fino alla metà di novembre. Quante volte in questi ultimi anni tu hai cambiato leggi, moneta, cariche di governo, modo di amministrare. E se ben ricordi e rivedi le passate vicende, constaterai di essere uguale ad una malata che sul suo letto non riesce a trovare pace e posizione idonea al riposo, e si rivolta continuamente sul suo fianco, illudendosi così di dar sollievo al suo dolore.